la quale terminava con quello che non si poteva chiamare altro che cuccino. E il braccio della protesi era coperto di grasso cuoio scuro, con un lampo sulla fianca. Ignorò il mio imbarazzo. Con uno sprezzante sorriso tutto suo, afferrò il gancetto del coperchio di una lettera e aprì la lettera. Udì un tipo di metallo contro metallo. Brava! No, ma non è uno per l'altro. Harmony, un harmony. Ho detto la prima frase, la prima. Progetto per l'estate, perdere la verginità. Venuta sotto il portico, Tess spinse dolcemente il dondolo mordicchiando la penna. Sulle ginocchia aveva un block notice e sul tavolino lì accanto c'era un bicchiere di tè freddo. Guardando quello che aveva scritto sospirò. L'inizio era sempre la parte più difficile. Era incredibile che a 26 anni una ragazza piacente come lei fosse ancora vergine, immagino fosse piacente. Ma tale realtà era lì, sulla carta. Quella situazione sarebbe dovuta cambiare prima che l'estate fosse finita, altrimenti non avrebbe avuto alcuna credibilità presso le liceali a cui avrebbe dovuto fare da consulente. D'altronde che inoltre spadimava dalla voglia di sperimentare il testo. Ma secondariamente. Secondariamente. Primo obiettivo, trovare un candidato disponibile. Secondo obiettivo, far giurare al candidato il segreto. Terzo obiettivo, procedere all'operazione. Un'operazione chirurgica. L'operazione chirurgica, dici tu. Tess sospirò di nuovo. Mettere per iscritto i suoi obiettivi era un'abitudine che aveva preso 8 anni, quando aveva desiderato un pony con tutto il cuore. Delle cose mielosissime, con delle cose traumatiche e veramente scioccanti. Allora, vediamo. Vediamo, perché ne ho usciti tanti, ma allora, visto che è stata una cosa breve, questo no. È uno dei vari momenti di indelicatezza. Lei che va dal medico, quale le dice che avrà poco tempo di vita, e dice: sentire lui, il mio stato di salute era così grave da non permettermi di tornare a casa. Mi ha fatto il nome di 2 o 3 pensionati con assistenza infermieristica dove avrei potuto andare a vivere. Dall'espressione della mia faccia deve aver capito qualcosa, perché subito ha aggiunto: non si immagini il vecchio ospizio, adesso è tutto diverso, ci sono stanze luminose intorno, grandi giardini dove poter passeggiare. Dottore, gli ho detto, io allora, conosce gli eschimesi? Certo che li conosco, ha risposto. Ecco, vede, io voglio morire come loro. Preferisco cadere a faccia in giù tra le zucchine del mio orto piuttosto che vivere un anno anche ora inchiodato a un letto. I miei orti sono ossessionati, non sono meticolosi, ma... Poi sono arrivato a pagina 70, mi sono schifato e ho detto ne salto 70, ne ho saltato 70 a prepari, giusto ha acceso la luce il marito e ha esclamato: chi è? Non era morto? No, era la madre della nella stanza non c'era nessuno, niente era fuori posto, soltanto la mattina aprendo la porta dell'armadio mi sono accorta che all'interno erano trovate tutte le mensole, calze, sciarpe, mutande, erano precipitate le une sulle altre. Adesso posso dire la notte in cui è morto Ernesto. Quella volta però non lo sapevo, avevo appena ricevuto una sua lettera, non potevo neanche lontanamente immaginare che cosa fosse successo. Ho pensato unicamente che l'umidità avesse marcito i sostegni dei ripiani e che per il troppo peso avesse ceduto. Invece al secondo giorno andai in biblioteca e chiesi di consultare i giornali dei mesi precedenti. Lì in un trafiletto trovai scritto tornando la notte da una visita a un malato. Io ho fatto anche un'esperienza di curatore di bozza in una casa editrice. Non mi sono, quindi, però non ho voluto tediarmi. Non ho voluto tediarmi con la correzione delle bozze, perché questo libro non l'ha letto né lei né tantomeno nessun curatore di bozza, perché è pienissimo di strafalcione. E quindi lo lasciamo qui. E quindi qualcuno ha pagato. E quindi non è finito. Ciò che mi ha stupito di questa cosa che non è stato letto da lei, da un correttore di bozze, da un editor, da nessuno, è avuto il successo che ha avuto. Però è vero, è stato tradotto non so in quante lingue. Ma io dicevo da signor 9. Passiono con 5 c'è la cintura di castità. Però è un po' più
prima. Ma a me sembra rato. Abbiamo un secchio. Qua abbiamo un incontro. Questo caffè non ce l'ha. Ci vediamo stasera. Lei aveva preso un'aria avvilita. Non posso. Ho promesso ai miei che avrei cenato con loro. Poi hanno i biglietti per il concerto. Più tardi, accidente. Perché poi lui sarebbe partito e non lo avrebbe più rivisto. Il visito di Kate prese d'un tratto un'espressione triste e Tom provò una gran voglia di baciarla. Aveva voglia di stringere la porta e sentì il suo cuore che batteva contro il proprio. Aveva voglia. Si impose di scaricare tutti quei pensieri dalla mente. Era troppo giovane Kate. Più tardi non posso, principessa. Domani si gioca. Bisogna che vada a letto al massimo alle 10. Ma non preoccuparti. Chissà che non si riesca a combinare anche solo per pochi minuti per domani. Prima della nostra partita. Puoi venire all'aeroporto con me. Certo! Quell'espressione così disperata cominciava a poco a scomparire. Vuoi venire alla partita domani? Poi scoppiò a ridere, cogliendo qualcosa nel suo sguardo. Oh bambina, di la verità, tu detesti il football, vero? No, assolutamente. No, però stava ridendo e lui aveva intuito la verità. Intuito, però non ti piace particolarmente o sbaglio? Non si fidava. Era tutto perfetto, una ragazzina, una studentessa di college che proveniva da chissà qual famiglia rigida e conformista. Era una pazzia completa. Ok, signor Harper, e con questo ha importanza se io non sono una delle più accadite di foto di football? Lui la guardò con un sorriso aperto e fece segno di non con la testa. Niente affatto, neanche un po'. Al contrario, l'idea lo divertiva. Basta.